Iniziamo con una scenetta. Mi piace, mi piace, mi piace. Ah, è vero che eravamo finiti con loro due che lasciavano il castello per dirigersi verso l'isola. Oh, guarda lì. Oh, le ha guardato il pacco. Qualcuno è interessato? Sembra che tu abbia qualcosa da dirmi. Ma non gli devi guardare il pacco per chiederglielo. Ma dubito risponderei chiaramente. È una donna, dopo tutto. No, no, ti prego, signora, non ti disiscrivere. Era una battuta. Era una battuta. Sai, dopo l'incidente, il mondo è cambiato. Beh, come tutto. Cerchi di salvare una persona e ne muoiono 100. Ma se la persona che vuoi salvare è quella a cui tieni, alla fine che te frega di quei 100, di quei 100 deficienti che ti crepano, eh? Tu, Leon S. Kennedy. Proprio lui. Non sei cambiato. Pensi di aver... Ma che ne sai? Non l'hai visto per 6 anni. Che ne sai che non è cambiato? Guardalo, c'è uno sguardo morto, da pesce morto, poverino. Ha affrontato l'inferno. Ecco la mia domanda. Era un ragazzo così solare una volta. Tu sei cambiata, Ada. No. Te lo dico io. Nuovo cercando di usarmi. Sta cercando. In realtà no, cioè, più o meno. Ti sta usando, ma allo stesso tempo tiene anche a te. Ci siamo. Non è così suina, diciamo, non ti sta solo usando, tiene anche a te. Pensi troppo, tesoro. Bella bella. Ci vediamo. Questa scena è rimasta identica. E ora diciamo tipo, le donne. Finisce sempre così. Oh, l'hanno cambiata. No, io spero che l'abbiano cambiata per il remake, perché se l'hanno cambiata per il politically correct, qui stiamo andando verso la fine del mondo, veramente. Se una battuta così era considerata maschilista proprio ormai, non si può più dire un cazzo. Perché veramente, ormai al giorno d'oggi col politically correct non si può dire più un cazzo. Io sono cresciuto in altri tempi, non sono così vecchio, ho solo 25 anni, però ai miei tempi si potevano dire molte più cose. Non sto dicendo che... ai miei tempi si utilizzavano gli insulti razziali a go-go, cioè assolutamente no, anch'io non potevo dire certe cose perché sapevo benissimo di offendere alcune categorie di alle minoranze, ma voglio dire, non era così preso seriamente. Adesso, per esempio, andando per strada, se dici buongiorno a qualcuno, rischi di dire: oh, mi hai detto buongiorno perché sono basso? Ce l'hai contro i bassi? Oh no, mi hai detto buongiorno perché sono una donna? Oh, maschilista, fossi stato un uomo non mi avresti neanche guardato. Porca miseria, ormai non si può più dire un cazzo. E mi riferisco per esempio all'ultimo scandalo che è successo con Final Fantasy, che praticamente alcuni hanno osato addirittura dire che i creatori di Final Fantasy, quello nuovo che sta per uscire, sono razzisti perché non hanno messo neanche un personaggio di colore. Ma mi prendete per il culo? Voglio dire, ma avete mai visto gli altri Final Fantasy? Cioè, ci sono i furri, ci sono le persone di colore, ci sono gli asiatici, ci sono perfino i russi, ci sono. E mi state a dire perché i creatori di Final Fantasy, quello che sta per uscire, sono razzisti perché hanno messo le persone di colore? Mi prendete per il culo? È come se dicessi a Picasso sei razzista perché dipinge solo i bianchi. Mi prendi per il culo? Un artista può fare il cazzo che vuole con le sue opere, non è che è considerato razzista solo perché non soddisfa la visione comune delle altre persone. Voglio dire, si sta un pochino esagerando il giorno d'oggi ormai col political correct. Sto leggendo delle cose online che mi fanno venire i brividi. Mi sembra di vivere una dittatura ormai. Non si può più dire un cazzo perché veramente ti prendono tutti male subito. Oh, sei razzista, o sei omofobo, o sei maschilista. Veramente, political correct è un dito nel culo ormai. Poverina, stanno portando un sacco di patate. Ma basta anche guardare gli show televisivi su Netflix, un po' ovunque. Non lo so. Non mi piace la direzione nella quale stiamo andando. Meglio restare nell'ombra. Non mi piace per niente. Questo mi sembra un tasto da premere. Oh, la mitragliatrice, vedete? Meglio stare attento se non voglio essere punto. Questo qui sembra un sensore di movimento. Mi sa che se passo su questi sensori di movimento la mitragliatrice mi spara. Mi chiedo se si muova. Devo però andare. No, è immobile. Non ho neanche un colpo. Mi sa che mi tocca utilizzare la balestra, sapete? Mi sa che mi ritroverò ad utilizzare le frecce. Almeno le posso riciclare perché non ho più lo straccio di un proiettile. Oh, mi sa che di qua se passo si mi spara. Ma mi sa anche che mi sentiranno loro mentre mi spara. Volevo vedere se mi sparasse. Ok, qui posso salire. Mi sa che posso premere il tasto dietro. È così. Mi sa che se premo il tasto inizierà a sparare ai nemici. No, invece no. Si gira e basta. Di là invece che cosa c'è? Oh, fiamma azzurra, qui c'è il mercante. Amico mio. Benvenuto. Allora, ti vendo. Se li posso vendere perché non mi serviranno più. Questo l'ho recuperato da Salazar. Stai un po' zitto, per favore. Ma mi stai a dire che veramente
I soldi, l'oggetto che ho raccolto da Salazar mi dà 24.000, mentre quello che ho preso col verdugo mi dava 30.000. Cioè Salazar vale di meno come boss del verdugo. Mi prendi per il culo. Va bene. Va bene, meglio così. Cioè, no, meglio così no. Volevo guadagnare un po' più soldi. Allora, riparerei il coltello perché lo utilizzo molto spesso. Un giubbotto antiproiettile non mi interessa più di tanto. E vorrei potenziare assolutamente la mia sparafrecce. Che te ne pare? Cazzo, non mi bastano i soldi. Un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza. Grazie. Piacere tutto tuo. Come vedi di non rimanerci secco. Oh! Cos'è questo? Ah, una macchina da scrivere, vaffanculo. Pensavo di aver trovato qualcosa di utile. Ah no, aspetta, non ho guardato gli oggetti da scambiare. Forse è una mappa per il tesoro dell'isola. Perché di solito quando cambiamo aria... aria. Quando cambiamo aria... E infatti, compare una nuova mappa del tesoro. Però è strano che non mi abbia dato neanche una missione per cercare la roba. Molto strano. Di solito mi dava delle missioni quella. Quella! Quella! Mi sa che non mi devo far... Oh! Stai lì, bravo! Mi ha visto? Dite che mi aveva visto? Non credo. Mi sa che non mi devo far beccare dai fari. Volevo raccogliere quel forziere, ma voglio prima uccidere questo. A chi è sta? A chi è sta? Va tutto bene. Va tutto bene, va tutto bene. No, 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 no. No, 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 no. Ce l'ha. Che cosa, che cosa? Non guardare il tuo amico morto, per cortesia. Ok, qui c'è un altro laser. Questo? Dove punta? Ah, mi hanno visto! Ma vaffan... Oh no! Mi sa che non avrei dovuto farli arrabbiare. Cos'è, un lanciafiamme quello? Un lanciafiamme. Ah, è una balestra infuocata. Aspetta! Cosa? Non è esploso. Oddio! Amico mio! C'hanno il casco? Sti suini, stai scherzando? Vieni qua, vieni qua. Non so come comportarmi. Su, come fai ad essere ancora vivo tu? Oh, è morto, alla grande. Ehi! Vada, eh. Oh, no, 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 no. Cosa? Sei ancora vivo? Che sta succedendo lì? Cosa? E crepa! Dov'è il mio amico? L'ho visto passare di là. Ehi, bello! Vieni qua. Vieni qua. Calcio, calcio, calcio. Dotto! Bastardo. Guarda te sto stronzo. Oi, oi, oi. Piano, piano, piano. Vai via. Mi piaci. Ah, ah. Mi piaci. Tanto, tanto. Ah. Brutto idiota. Brucia per me. Sai cosa? Voglio provare. Vorrei provare. Oi. Gli ho sparato quella roba, ha preso fuoco. No, non ti rialzare, non osare. Ho finito le munizioni? No! Dai! Sono serio. Ma va, vangulo. Ottimo. Ma secondo me, se giro questa... Adesso... Praticamente dovrebbe sparare a tutti quelli che mi spuntano lì. Vero? È successo? Chi è che sta parlando lì? Non ho munizioni per la carabina, per niente. Tu con la tua balestra del cacchio. Ah, devo per forza sparare alla luce. Ok. Bravo! Mi hai trovato! Mi hai trovato! Oi! Che testa dura che... Au! Che testa ti ritrovi? Ragazzo mio. Oi, non ti rialzare, fai piano. Bello aver dato fuoco a tutti. Dove stai andando tu? Rimani lassù. Un altro con le molotov. Allora. Patato. Ok, tutti morti. Ottimo. Un bel arrosto. Ma almeno so che non si rialzano più. Ottimo. Calcio nel culetto. Morto. No. Ok. Ti ho detto non chiedere. Non chiedere dai prossimi, che sennò siamo proprio nei guai. Che succede, ragazzo mio? Cosa vuoi prendere? Cosa vuoi prendere? Oi! Tu dove arrivi tu? Oh oh. Ah, io mi stavo per prendere sto. Cosa? Quanto raggio c'hai? Piccola merdina.
Dove stai andando tu? Che mi ricordi le risate dei personaggi cattivi giapponesi, degli anime. Allora, altri? Ancora. Ok, quelli bruceranno per bene. Va bene così. Oh no. Oh no. Allora, ora che caricherà quello. Ottimo. Ottimo. Cosa? Ah, via, via. Mi sa che devo saltare giù. Via. Via, via, che sennò che si arrabbia è peggio. Anche lui sa saltare. Oh, cazzarola. Questa è una cosa che non ho considerato. Oh, cazzarola. Sei proprio stupido. E muori. È ancora vivo. È solo più arrabbiato. No, cinghialozzo. No, è bravo. No. Non scalciare. Ma è morto, alla grande. Dammi qua. Ridammi le mie 5 frecce. Alla grande. Oh, guarda se io mi devo rifare tutto sto livello. E sono un cretino. Che sono un cretino. Vabbè, sono tutti morti, a posto così. Ecco la mia freccia. Prendi questo. Fai il giretto. O di qua. Altre munizioni pistola. A posto. Ah, altre. Delle munizioni pistola. Veramente, non mi sono mai ritrovato così povero in vita mia. Di munizioni. Ma non dico di munizioni per la K-46. Non dico, sto parlando letteralmente di munizioni per la pistola. Non mi sono mai ritrovato. Sono spaccato. Sono spaccato saltando. Mai ritrovato così povero in vita mia. Cosa punti lì? Dai, bravo. Dai, bravo pure te. Non ho capito io. E siamo arrivati alla prossima area del gioco. Mappa aggiunta. Apprezzo. Mappa. Tesoro. Altro tesoro. Vabbè, andiamo avanti. L'impressione è che... Oh, infatti avevo l'impressione. Nemmeno a parlare. A chi sta? Non ti hanno mai insegnato che non si punta? Bello. No. Ti piaceva quando mi stavi lontano. Vieni qua. Calcio nel culetto. Boom. È morto. Mi piace. È che no, ho paura che qualcuno si rialzi. Continua a darmi pesetas. Non capisco come mai. Dammi le munizioni, per cortesia. Munizioni. Di quelle che ho bisogno, Frank. È delle proiettile. È delle proiettile che ho bisogno io, ah? Ma delle proiettile. Che succede? Perché sei così agitato? Perché sei così agitato? Sai cosa? Vorrei provare a buttare... Oh, no. Li sto per spuntare qualcosa. Sì. Oh, no. È quello che ti stacca la testa. Ah. Vieni qua. Ok. Oddio. È esploso con un calcio. Meglio. Oi. Tu vuoi farti il bagno del mio sangue? Perché mai? Non puoi usare l'acqua? Cioè, siamo su un'isola. Sai quanto liquido c'è qua in giro? Se proprio vuoi farti un bagnetto, lo puoi fare nell'acqua pulita. Il mio sangue ti sporca soltanto di più. Capito che, considerato il tuo stato di pulizia, magari... Non è proprio... Forse sporco di sangue saresti più pulito. Però, vuol dire, non il mio sangue. Puoi usare anche il sangue dei tuoi colleghi. Cosa vuoi trovare che non sai neanche che sono arrivato? Dove stai andando tu? Cosa stai guardando? Non mi troverai dietro quelle rocce. Ottima visuale periferica però. Idiota. Teo, pure ti prendono per il giro. Ti prendono pure per il giro. Prendere per il giro. Vi rendete conto? Suonerebbe benissimo prendere per il giro qualcuno. Noi ci si dice prendere per il culo. No, ma chi vuoi matare? Ma chi è che vuoi matare? Non so neanche con chi stessi parlando. Pure lo dici così. Tipo, buongiorno ragazzi, te voglio matar! E questo è il vostro saluto qua dentro, te voglio matar! Oh! Perché questo? È Gollum! Stai facendo la cacca, signore? Sta uscendo! Lo sento! Si muove! Lo stronzo! Mi dispiace uccidere in un momento così intimo! Oh, c'è un passaggio qui! Ah, non ci posso passare di qua. Secondo me c'è un tesoro là dietro. Ah, quella la posso far cadere. Nessun problema. Erba gialla. Prezzo molto. Ok. Ho capito. Spero che non mi abbia sentito nessuno. Spero, eh. Oh!
Cos'è? Una lince dorata. E apparentemente ha bisogno di degli occhi incastonati. Aspetta, ma io non ho munizioni, ma me le posso craftare. Non ci ho pensato a sta cosa. Oh, è vero. Ma scusami, sto avendo problemi di crisi di munizioni. Non ho abbastanza polvere da sparo. Fino a 2 minuti fa ero pieno di polvere da sparo, non abbiamo un gas. Ma va in gol. Crea, facciamo munizioni pistola a sto punto. Oh, bonus, alla grande. Regarica. Andiamo. Oddio mio! Un comitato d'accoglienza coi fiocchi. Però ragazzi miei, ho visto che c'è una lanterna qui. Aspettate un secondo. Cagate. Cagate. Mi dici cagate? Aspetta. No, aspetta. Cosa? Come mi ha preso? Sto suino. Mi ha preso. Perché sembra che predica i miei movimenti. Ai, fai piano. Hai rotto i coglioni. Vai nelle fiamme con i tuoi amici. Vieni qua. Calcio nel musetto. Oh, finalmente. Oddio. Questo c'è un elmetto di ferro. Non che questo mi abbia fermato. Ok. Che raggio che ha quello? Ha attraversato letteralmente il muro di cemento. Ti prendi per il culo. Però mi piace come Leon si avvicini a qualsiasi cosa. Sia. Oh, un lanciarazzi. No, eh? Cos'è copierto? Cos'è copierto? Vai, piano, eh? Oh, suino. Dove stai andando tu? Come si è toccato la schiena. Oi! Aspetta. Oh! Esplodi, Frank! Non è esploso. Frank non è esploso. Oh! Dai, esplodi! Ottimo. Vieni qua, amico mio. Oh, madonna mia, che palle che sei. Dai lì, bravo. Pelatino. Vieni qua. Plup! Tutti e due morti, vero? Niente male, vero? Due con un calcio, mi è piaciuto. Oh, ce n'è un altro che lo sento, eh. Oh, eccolo lì. Che vuoi fare lì, ragazzo? Così silenzioso. Scusami, eh. Ce n'è un altro. Chi è dove? Oh. Cos'è spuntato lì? Qualcuno è esploso la testa. Dov'è? Spero che sia... Ok, è uno di quelli normali. Ok, meno. Allora. Oh, mamma mia, eccoti qua. Ma pezzo di merda che non sei altro. Ehi. Ma scusami, eh. Ah, non ho capito io. Donna mia, 30 frecce mi avrà infilato. Ok, munizione pistola. Non molto gradite. Avrei preferito altro, ma... Vieni qua, calcio nel culetto. Ottimo, coltello da caccia. Apprezzo molto. Buon uomo. Questo non è rimasto niente ormai. Un rago di deficiente. Ok, prossima area. Vediamo. Salvataggio automatico. Oh, quello c'è un lanciarazzi. Non mi ha visto, vero? Non credo. Che tengono, Ashley? Sapete cosa? Ho un'idea. Ok, vediamo. Credo di avere un'idea. Quello con lanciarazzi è un problema, è un pericolo. Sicuramente. Perciò, da qui, dov'è che è un'angolazione? Ok, da qui, credo di avere un'angolazione. Vediamo se si avvicina quello. Ok, si sta avvicinando, mi piace. Quanta oscillazione c'è di questa balestra? Oh, William, come cazzo la muovi sta balestra? Loop! Cosa? Non si è attaccata questo deficiente? Oh, si è attaccata! Ragù di coglione. Mi è piaciuto. Oh, si stanno... Cosa? Non... Ah, si avvicinano al luogo dell'esplosione! Oh! È stato stupendo! Oh, quello è ancora vivo. Aspetta, no. No, è morto. Sta facendo le ultime... Le ultime lagne. Devo trovare un altro modo. Ok, ottimo. Qui non posso entrare, allora... Qui non c'è niente. Ottimo. Le mine sono tanta roba, eh. Adesso, posso craftarmi altra roba? Crea... Niente, perché non ho risorse. Fino a 2 minuti fa ero pieno di risorse, ora non ho un gas.
Niente, non è munizioni, né risorse, niente di niente. Stanno cercando di farmi fare la fame in questo livello. Mi stanno facendo fare la fame, letteralmente. Oh! Per poco non me la perdevo, sta roba. Flip! Mi piace come... È come se tirasse uno schiaffetto dietro l'orecchio. Che ride. Oh! Valigetta. Sento un'altra mina. Lacrima viola. Qui mi sa che mi serve un tesserino magnetico. Immaginavo. Ah, è chiusa. Sento una mina, ma non so dove sia. Oh! Guardi qua. Risorse. Stavo parlando proprio di lei, signorina. Carabina. Dammi qua. Dammi qua. Vorrei proprio il cecchino. Quello che ho venduto, lo Stinger, invece. È qui sulle scale, no? Oi! Aspetta, vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua. Oddio. Cosa? Quello non è successo niente. Ah no, sono tutti e due morti, ok. Calcio nel culetto. Sei ancora vivo. Dai giù. Oh, dai giù. E smetti di dimenarti. Scusami, eh. Dai, che cosa c'è? Ah, c'era anche la scala, non l'ho vista. Calcio la miseria. Ho fatto perdermela. Oh, però c'è un... Un tesoro. Un risorse lll. Un risorse lll. Arma dieti che posso aprire. Ok. Munizioni carabina, mi piace. Solo 4, però sono poche, eh. Sei un po' tirchio. Solo 3, anche qua. Sei proprio tirchio. Solo un tirchio tirchione. Un tirchio tirchiaccio. Allora, qui... Oh, lo sblocco della porta. Suppongo che usciranno 300 nemici da dietro quella porta. No, appena mi avvicinerò, vero? Quando mai? Quando mai non c'è stato un comitato d'accoglienza dietro una porta così? Però, io ho fucile a pompa, 8 colpi. Finalmente stiamo iniziando a ragionare con le munizioni. Dai, avevi ricaricato. Allora, equipaggiamo il fucile. No? Strano. Molto strano. Mi sarei aspettato proprio 300 nemici qui. Oh, cenetta. Ashley. Perché? Ashley. Ok. Stavo guardando. Che è successo? Forza, Ashley, sveglia. Lasciala in pace. Sta dormendo, poveretta. Non dormirà così da quando l'hanno rapita. Vedete, vedi com'è tranquilla. È legata, però sta dormendo per una volta, poveretta. E poi le stai dando false speranze. Pensa se le dici resisti e poi non torni. Perché crepi come un idiota. Oh, oddio mio. Meno male che non mi hanno sentito. Signori, ho voglia di uccidervi. Te voglio matar, ma in maniera silenziosa. Va tutto bene, va tutto bene. Mi chiedo se posso instachillare anche quello. Dimmi di sì, non ti girare. Oh, è morto? Oh, lo posso... Che culo. Oddio. È un canguro, non è una mucca quest'uomo. Però l'ho potuto instachillare, una cosa che non mi aspettavo. Ho risparmiato una trecentinaia di munizioni. Una scheda. Mi serve una scheda, eh. Mi serve una scheda, mi sembra giusto. Mi serve una scheda. Purtroppo nessuno di questi nemici ce l'aveva la scheda, quindi la prendo da qualche altra parte. Questa si apre? Oh sì che si apre. Andiamo a vedere che cosa c'è. Oh, ho sentito qualcosa. Ce la faremo? Ha detto che ce la faremo? Chi ce la farà? Perché ce la faremo? Ce la faremo a fare questo? Ah, ma sei tu che gridi come un cretino. No, no, no. Mi ha visto, mi ha visto. A chi sta? Vieni qua, amico mio. Boom. Ma te dico che cosa? Perché non ho colpito te? Oh, Gesù, no, no, no. Non t'avvicinare. Dai lì. Bella schivata, coglione. Che deficiente. Oh, ne arriva un altro. Facciamo finta di non averlo notato. Oh, che spavento. Vai via, scemo. Ancora? Ah, pensavo che dietro non fosse protetto. Morto con una proiettilata al ginocchio. Che succede, amico mio? Ne avevo anche tu uno? A te invece ti distruggo a metà. Tieni via quel bastone da me. Bastone elettrico. È come nel vecchio Resident Evil. Ricordate, solo che era un bastone più corto. Era tipo quello da antisommossa. Una valigetta. Dammi quei tesori. Vabbè che sono 3 colpi per il fucile a pompa, quindi lo apprezzo. Però voglio dire, mi aspetta un tesoro dentro una valigetta, non 3 colpi di fucile a pompa. Che povertà è mai questa? Risorse L. Mi sapete cosa vuol dire? Crea. Dammi qua. Che danno sono le più forti delle quali posso usufruire.
No, purtroppo no. Ho tante munizioni per la mitragliatrice, effettivamente. Tre. Oddio, mi sono ricordato una cosa. Questa è anche la fase dei rigeneratori. Avete presente quei mostri lì ai quali potevate staccare la testa, i piedi e comunque si rigeneravano? Quelli bruttissimi. Oh mio Dio. Questa è anche la fase di quelli. Non dico che Luis è uno di quelli che ne ha inventati, perché mi incazzo, Luis. Anzi, se sei stato tu ad inventarli, mi incazzo con te. Oh, è troppo tranquilla sta zona. Tesoro, tesoro. Oh, valigetta. Tesoro, tesoro, mi piace. Oddio mio, no, non mi tocca. Oh Gesù. Sto suino. Questo jumpscare me lo ricordo, però porca miseria se mi ha spaventato. Non è che potevo sapere che fosse lì. Amico mio mercante, ma l'hai infilato tu in quel forno, quel tipo di prima? Allora, io invece ho anche della merce che potrebbe piacerti. Aspetta, ho praticamente una lince dorata nella quale posso incastonare. Allora, innanzitutto metti questo e metti questo. Ottimo. Poi ho un calice nel quale non posso incastonare niente, perché non ho praticamente niente. Mi servirebbero altri due smeraldi. E ho anche quattro lacrime di gioia. Cos'è? Ho una novità solo per te, amico. La killer 7, lanciarazzi, estensione della valigetta. I miei articoli sono tutti di fattura eccellente. Sono d'accordo, ma non ho soldi. Voglio dire, mi dovresti fare un bello sconto. Se proprio ci tieni che ho acquisti. Non canticchiare. Oh, per questo articolo pago molto bene. Sono contento. Dovrei riparare questa. Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cosa grandiosa? Trovo che dovrei potenziare la carabina, perché so che è la fase dei rigeneratori, quindi utilizzerò molto il cecchino. Però vorrei anche la killer 7. Posso fare altro per aiutarti? Prendo la killer 7. È stato un ottimo affare. Dammi la killer 7, va. Credimi, niente ti darà più piacere. Ti credo sulla parola, ti credo proprio sulla parola, amico mio. Però vediamo se riesco a potenziarla ancora. No, 50.000. Mannaggia me. Scambia. Cos'altro posso prendere? 10 polvere da sparo, cosa ci faccio? La Matilda mi piacerebbe. Cosa? Come ci siamo procurati tutte queste rarità? Però ho l'impressione che la Blacktail sia più forte. Non puoi saperlo. No, voglio sapere, se non te l'avrei chiesto. Allora facciamo anche potenziare questo. E mi sa che è un momento ideale per terminare l'episodio, gente. Quindi fermo. Oh, no, un uovo. Nel frattempo, vi ringrazio per avermi guardato fin qui, veramente, di Green. Lo apprezzo davvero tanto, ragazzi, che abbiate scelto me per seguire questa serie di Resident Evil. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. E potete anche seguire le altre serie che posto. Posterò anche altri videogiochi, tra cui, sapete, Project Zomboid. Adesso arriverà The Long Dark, visto che hanno rilasciato la patch. Don't Starve e così via. Comunque, grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedervi nella prossima puntata. E vi auguro una buona giornata. Bella, bella.